Ciao a tutti, io sono Martina e oggi voglio parlare di una cosa importante. Nello scorso video vi ho raccontato che ho cambiato famiglia e che non mi sono trovata bene in quella vecchia. L'ho cambiata, sono felice e tutto, però un argomento di cui volevo parlare è il fatto che a 16 anni non sei preso seriamente. Nel senso, quando sei un adolescente, le persone, soprattutto adulte, tendono a prenderti per un deficiente, uno che pretende troppo, uno che non sa gestire le cose, uno che ha ancora un mammone, uno che non so, che si lamenta di qualsiasi cosa, uno da non prendere comunque sul serio. Quindi se un sedicenne in genere va da un'organizzazione a lamentarsi di qualcosa, è molto raro che lo prendano sul serio. Parentesi, a meno che non sia il figlio di qualcuno importante. Sta di fatto che tra i miei vari giri per cambiare famiglia, io ho dovuto parlare con il mio referente, la mia famiglia, e è stato comunque, diciamo, abbastanza strano. Cioè, più che altro perché non me l'aspettavo. Quando tu vai all'estero dici, vabbè, ok, con tutto l'impegno, hai l'agenzia dietro, sei psicologicamente pronto per andare a fare questa cosa, teoricamente ti trattano bene, no? Ti rispettano, ti aiutano in tutto per tutto, se hai bisogno di qualcosa loro ci sono, perché ovviamente li hai pagati. E no, invece non è così. Tu ti devi aspettare di arrivare lì e essere da solo. Poi trovi delle persone che magari ti danno una mano, che sono persone serie, tipo per esempio la mia nuova famiglia, di cui io sono veramente troppo contenta perché sono adorabili. Mi hanno dimostrato il loro affetto già in 3 giorni e sono veramente meravigliosi. Partiamo con il parlare della famiglia. Che cos'è un ordine? No, sì, vabbè. Come vi ho detto nello scorso video, se volete vederlo, ve lo lascio qui. No. Qui. Vabbè. Sopra e anche sotto nell'info box. Ah, nell'info box, quante volte l'ho sentito. Ho parlato con la mia famiglia e perché ovviamente mi dovevo far spiegare come erano le cose i primi 2 giorni, e mi hanno detto che sarebbero arrivate altre studentesse. Che dici? Ovviamente tu ti aspettavi di essere l'unica, ed è una presa in giro il fatto che ne arrivino altre 4, che con cui devi stare per 5 mesi. No, scusate, 1 mese, e poi dopo per tutto l'anno devi stare con 3. Se avevi richiesto di essere l'unica e se soprattutto avevi richiesto di essere in una situazione legalmente a posto, perché in 5 è illegale, ok? È illegale. È illegale, ovviamente ci sono varie policy di ogni organizzazione, però per Canada Homestay Network, che è la mia, è illegale averne 5. Poi, tra l'altro, un'altra situazione comunque spiacevole è che la presa in giro dell'essere in una stanza che non va bene. Non sto a raccontarvi i dettagli perché li ho spiegati in un altro video. Quando andate a fare l'anno all'estero o in generale andate a fare un'esperienza da soli, non potete fidarvi totalmente di tutti, perché in qualche modo non sapete se realmente quello che vi aspettate è quello che poi succederà. Come per esempio comprare qualcosa online, non è assicurato che sia uguale alla foto, no? Su Amazon sì, però magari su altri siti non è detto, no? Soprattutto se sono cose low cost. Ma il punto è che anche le cose high cost non sono totalmente garantite, soprattutto se si basa su esperienza e su molti fattori non definiti. Poi ho parlato con il mio referente, gentilissimo, carissimo, adorabile, continuava a contraddirmi, come se io fossi la classica ragazzina deficiente che non ha idea per che cosa deve lottare in qualche modo, che è troppo pretenziosa, che non ha capito niente, non ha capito che qui ci si deve accontentare, che qua è normale avere più studenti e cose del genere. Già, la prima cosa è, ma tu dovevi chiederlo se c'erano altri studenti? E io dico, ma se io ho scritto una mail in cui avevo chiesto di presentarsi, di raccontarmi di loro, della loro famiglia, e poi mi dicono che hanno avuto esperienze con altri exchange, ma saremmo stati in 4. Ovvio, io non gli faccio la domanda esplicita, ce ne sono altri, perché penso, dato che io devo vivere con loro, penso che siano trasparenti. Essendo trasparenti me lo direbbero senza che io lo chiedessi, giusto? Ecco, invece non è così. E soprattutto mi sembrava comunque una domanda invadente, è come dire, avete un bagno e un letto per me? Cioè, avete una finestra per me? Non sono domande che uno fa quando va a vivere in una famiglia, perché sembra, cioè, parti col piede sbagliato. Volevo fare una prima bella impressione e alla fine in qualche modo l'ho fatta. Loro però si sono smentiti subito. Poi, allora, questo referente in qualche modo è stato spinto dall'agenzia con cui ho parlato. Gli ho scritto varie mail per spiegargli bene che cosa io volessi, perché non è che si tratta che io voglio questo, io me lo merito in qualche modo.
mi merito di essere messa in una bella famiglia, ma come se lo merita qualsiasi exchange student. E alla fine le cose si sono risolte. Per questo discorso del rispetto, voglio comunque aggiungere che non è una cosa che uno prova soltanto facendo determinate cose, stando attenti, lo provate sempre. Mi è successo varie volte mi è successo che non mi volessero dare il resto giusto perché dicevano che io mi ero inventata che in realtà gli avevo dato un'altra banconota, così, che sono piccole cose e che lì non è che ti interessa esattamente di avere quell'euro in più, ma quando alla fine ti senti preso in giro semplicemente perché sei piccolo, perché ti considerano piccolo, quindi implica stupido, ti dà fastidio, perché non è così. Ovvio, ci sono quelli che sono un po' tra le nuvole, che magari non stanno attenti ed effettivamente riesci a prenderli in giro facilmente, ma non tutti sono così, appunto. Voglio dirvi che purtroppo capita, l'ho provato anch'io e alla fine non si può fare altro che accettarlo, perché ovviamente non si può essere irriverenti verso associazioni o comunque persone adulte in genere. Ci si può lamentare, ma in modo comunque cordiale, perché sia appunto minorenni sia piccoli bisogna portare rispetto, non bisogna passare dalla parte del torto. Ti saranno successe anche a voi probabilmente, a me sono successe tantissime volte. Quello che ho imparato è che bisogna semplicemente mantenere la calma e fare tutto veramente pensando zen. Anche lì, quando sei in una situazione come cambiare famiglia, in cui tu, a te interessa veramente soltanto cambiare famiglia, è inutile stare lì troppo a spiegare che ti hanno trattato male. Tu basta che gli fai capire che sei una persona forte, che hai ben chiaro quello che vuoi e che vuoi ottenerlo. Se tu metti chiari questi tre punti, va benissimo, non c'è bisogno di essere irriverente, di dare lezioni morali, non serve. Semplicemente basta spiegare il tuo punto di vista. Se poi non lo fanno, allora lì ci vai giù pesante. E io non ho avuto bisogno di farlo perché mi sono spiegata abbastanza bene, mi hanno capita, ecco. Penso di aver detto tutto quello che volevo dire. E spero che questo video vi sia piaciuto. È stato molto più serio del previsto. Non ho fatto troppi errori. Poi mi sa che con l'editing mi renderò conto che invece ho sbagliato parecchio. Però vabbè, dai, sono sempre spontanea, questa è la cosa positiva. Quindi vabbè, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi mando un grande abbraccio, questa volta con un bacio. E ci vediamo al prossimo. Ciao!